Cosa si prova, amici, quando si entra in un circuito storico come quello di Imola per vedere il tanto atteso Gran Premio di casa? Quali sono le sensazioni che inizia a provare il tuo corpo mentre cammini per le vie del circuito tra rombi di motore e il rumore della gente che col suo chiasso si mischia a quel dolce ma rombante sottofondo musicale? Attesa, piacere, euforia e passione si impadroniscono del tuo animo che inspiegabilmente inizia a governare la tua mente, facendole provare emozioni che per qualche ora ti fanno dimenticare tutto il resto. Tutto ciò che di negativo ti porti dentro rimane fuori dal circuito e per quasi una giornata intera diventi preda di un mondo meraviglioso e perfetto chiamato motorsport. In questo video i suoni, le voci, i motori di una Imola che al di là dei risultati mi ha regalato un'esperienza che rimarrà per sempre custodita nei miei ricordi più belli. Appena arrivato in tribuna Rivazza, in compagnia di mio figlio Giuliano al suo primo GP e dei miei amici Mirko, Tiziano e Davide della pagina STC, individuati i nostri posti, siamo andati verso il rettilineo, dove si udivano già i motori delle monoposto di F3, che si preparavano alla prima gara di giornata. Beh, posso dirvi che i motori delle F3 vi scaldano tantissimo il cuore. Ascoltate. Poi abbiamo raggiunto la fan zone, ovvero una zona dedicata ai fan dove si potevano trovare delle attività sempre a tema F1, come simulatori, cambio gomme, negozi ufficiali con tutti gli articoli dei team e dove erano esposte delle bellissime supercar, quali Pagani, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Ma non solo, potevate trovare esposta anche la Coppa del Mondo, con tutte le incisioni dei vari campioni. Poi ho avuto anche la fortuna di trovare un po' di VIP, come il grande Carlo Vanzini e il presidente del CONI Malagò, come potete vedere dalle foto. Ah, stavo dimenticando, anche la cugina di secondo grado del Checo Perez. Sempre in questa zona ci eravamo dati appuntamento alle 10.30 con vari creator del settore, come la Nicoletta, la ragazza del motorsport, la Manu, Tonio, Yuri Andrea della F1 dimenticata, e insieme ad alcuni follower abbiamo condiviso dei bei momenti insieme, chiacchierando e scattando qualche foto ricordo. Subito dopo siamo ritornati verso la Rivazza per assistere alla gara di F2 ed intanto le tribune continuavano a riempirsi di persone e di tanta passione. Mancava sempre meno al grande evento e la gara delle Porsche Cup ci ricordava che da lì a poco sarebbe iniziata la gara tanto sognata e tanto attesa. Ma nel frattempo anche il meteo ci regalava grandi emozioni e ci costringeva a tirar fuori spolverini ed ombrelli, come se non ci fosse un domani. Ma poco importava, perché eravamo pronti a tutto pur di vedere le due rosse di Maranello. Anche la Motor Talks era pienamente sul pezzo e tra una linguaccia e l'altra finalmente iniziano le danze. La parata dei piloti sotto una pioggia battente apre ufficialmente il pre-gara e mentre sprofondo sempre di più nel fango cerco di salutare con tutte le mie forze tutti i piloti, compreso Charles e Carlos. Le vetture vanno fuori dai box e rientrano per fare le prove di partenza, ormai è quasi tutto pronto. Ma eccoci arrivati al momento più toccante di giornata, ovvero l'inno di Mameli, accompagnato dalle pazzesche evoluzioni delle frecce tricolori, che vi lascio vedere ed ascoltare senza aggiungere altro. Le monoposto raggiungono la griglia, ormai ci siamo, il cuore a mille e il sangue pulsa all'impazzata nelle vene. Ed infatti, dopo pochi secondi dallo start, arriva il colpo di scena che non ti aspetti. E già, come sappiamo, Carlos Sainz, toccato da Ricciardo, è costretto al ritiro. Ed ecco la reazione del pubblico. Non rimane che sperare in Charles, che dopo una brutta partenza cerca di guadagnare posizioni prima su Norris e poi su Perez, ma sappiamo benissimo come è andata a finire. La gara si conclude con un sesto posto per l'unica Ferrari rimasta in pista, ma nonostante la delusione, tutto il popolo ferrarista accoglie tra gli applausi il ritorno ai box di Leclerc. Non
Non è stata una gara spettacolare, ma l'atmosfera e il clima che si respirava hanno reso comunque la giornata indimenticabile e porterò sempre con me tutto l'entusiasmo e la passione dei tanti tifosi della Rossa presenti sugli spalti di Imola, che rimarranno per sempre archiviati nei file del mio cuore. Rosso Ferrari. La marea ha solo un colore.